Insomma, se ne può parlare. Sì, diciamo che insegnare, no, perché lo swing, si parlava sì, di swing. Sì, esatto. O uno ce l'ha o no, sì, non sì, lo vendono nemmeno che nei negozi. Ma che tu puoi dire qual è il sistema per swingare? Lo swing è una, diciamo, un modo di suonare, un modo di stare nel tempo molto particolare, che tu, perciò dico, forse dai dischi tu riesci a carpire ascoltando, diciamo, quelli che sono poi, no? Hai capito? Le caratteristiche, le peculiarità, diciamo, no? Hai capito? Però dire siamo, che ne so, ecco, in quattro quarti abbiamo una semicroma puntata non significa niente, hai capito che voglio dire? Cioè il punto non è quello, non il punto serve. È quello che tu riesci a comunicare da un punto di vista ritmico, no? Hai capito? Quello deve essere il tuo modo di interpretare questa cosa. Certo. Questa è la bellezza. Sì, e poi la particolarità che ogni solista ha, diciamo, la sua cifra stilistica, no? Giusto? Certo. Per quanto noi possiamo aver ascoltato Wes, Joe Pass, Pat Martino, Dal Farlo, Bunny Guest, ma poi resta Franco Cerri, resta Nicola Mingo, no, restano, come dire, le individualità, che secondo me sono la cosa più importante, no? Capito? Ma io sono stato amico di, siamo stati tanto insieme, Gimone, Barney Kessel, insomma, tanti, non finirei più di toccare questa cosa, che ha giocato un ruolo molto importante di stare vicino a questa gente senza, ripeto, copiare. E perché anche l'uomo è interessante. Certo. Gimone era una persona deliziosa. Certo. Ah, una volta è venuto a Milano a lavorare e io sono andato a sentirlo. Sì. Ciao Gin, è venuto giù e ci siamo abbracciati, ma ho capito a un certo punto che lui non mi stava abbracciando, allora mi sono ritirato un po' indietro e dicevo, va tutto bene, gli ho detto, gli ho chiesto, e lui mi guardava e diceva, ma è vero che tu hai suonato con Django Reinhardt? E allora ho capito che c'era, gli ho risposto, certo, ho suonato con lui, ma ho suonato anche con Gimone. Ah, ottimo, allora, ottimo. Si è messa a ridere e la cosa è andata così. Beh, ma quelli, guarda, veramente, lui per esempio, ecco, ha vissuto anche proprio quel periodo, quindi sicuramente ne può parlare proprio in prima persona. Io è già, una questione, ecco, di età. Ecco, io queste cose qua le ho viste, diciamo, più in un altro modo, nel senso, magari ho ascoltato i dischi, capito? Credo che questa sia la testimonianza di una musica che resta viva anche grazie all'opera dei musicisti, che la mantengono viva. Certo. Questo. Certo. Quindi perciò è importante suonare con Franco, insomma, e mantenere, insomma, questo filo con la tradizione, che è la cosa più importante, secondo me. Spero che abbia a crescere. Ecco, vedi qui quanta gente. Beh, benissimo, viene, no? Esatto. Pubblico, appassionati. Sì, sì. Esatto, questo è importante, sicuramente, anche per il futuro del jazz, secondo me.